Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Caccia allo Spawn Point. Come sempre io sono Ari e benvenuti in primavera. Non chiedetemi perché, ma è già diventata primavera. Il ghiaccio si sta sciogliendo e io vorrei buttarmi, ma sinceramente non sono così stupido da farlo. Dobbiamo andare verso lo Spawn Point, che è di là, dove non è spawnato niente. Ottimo, cioè no, ottimo no. Andiamo, vediamo. Ho buttato via i blocchi. Sì. Sì, mi pare di sì, ho qualcosa oltre i 16. No, questo non mi serve. Evitare la Rotten Flesh. Aia. Perché l'ho fatto? Vediamo, dobbiamo andare di là. Ah, qui era utile il ghiaccio. Up, up. No, stavo facendo parkour sul ghiaccio. Ora sorge un piccolo problema. Non vedo alberi. Già. Servirebbe un albero. Sarebbe abbastanza utile. Mentre invece, a parte che andare così allo sbaraglio verso il ghiaccio, a parte che, cioè, oltre a quello, non capisco perché non sta caricando il mondo. Ah, ecco, l'ha caricato. Ok, decisamente ci serve un albero. Però con tutto questo ghiaccio sarà difficile. Ma non è un problema, perché noi ci andremo lo stesso. Ciao mucca. Ho tutta l'armatura, sì, allora non mi servite. Non fare mu. Smetti di fare mu. Non vedo neanche un albero. Vabbè, andiamo a piedi. E con a piedi intendo facendo parkour. No. Ok. No. Non ha scattato. Hop. Hop. Ok. Decisamente fare parkour non è l'opzione migliore. Però lo faremo lo stesso. Ah, perché lagga? Boh, Minecraft che si mette a laggare in modo casuale. Dov'è lo spawn point? Di là. Già. Oh, terra. Bene, bene, bene. Già pensavo di dovermi fare tutta sta cosa. Una vita di strada. Se vedete nel micro lag, è perché sta caricando il mondo, quindi, cioè, normale. Hop. Hop. Oh yeah. Ce l'ho fatta. Forse. Salto lungo. Perfetto. Siamo sulla terraferma. Anzi, siamo nel deserto, dove il cibo e la sete si consumano più velocemente e noi moriremo presto. Già, sono molto positivo, vero? Cosa abbiamo da mangiare che non sia quello? No, vabbè, dai, mangiamo questo. Così poi possiamo cuocerne altre. No, non posso scattare. Vero, 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 vero. Me l'ho già dimenticato. Eh beh, che memoria. Palude. La palude mi piace come bioma, è molto interessante. Cioè, mi piace il terreno, è tipo questo colore indefinito, sembra tipo grigio, però è anche verde. È un colore indefinito. Una mucca, una rosa, una mucca, un'altra mucca. Non so perché lo sto facendo, ma mi diverto a ammazzare le mucche. Multiple headshot. Non posso prendere più altra roba, altrimenti vado oltre il limite. Uno squiddy. Ciao squiddy. Ragazzi, mi sa che siamo abbastanza vicini allo spawn point, perché vedo che si gira abbastanza velocemente. Quindi non dovrebbe mancare molto. Beh, in effetti io l'ho piazzato molto lontano, però abbiamo viaggiato un sacco in queste puntate. Quindi potrebbe essere abbastanza vicino. Non mi ricordo in che bioma era, perché non ne ho idea. Cioè, tipo, è spawnato il mondo, io sono volato via. Lo dico, ho usato too many items in quel frangente per forza. Altrimenti avrei dovuto camminare per ore e ore. Personaggio morente, altra foresta. Cioè, non foresta, giungla. Giungla con... Ah no, pensavo fossero cose volanti, in realtà era quell'albero. Canne da zucchero. Vandalismo allo stato puro. No, per niente. Op. Aspettate. Vediamo un po'. Non so cosa fare. Facciamo così. Di solito va un po' meglio. Cioè, all'inizio va peggio, poi migliora. Forse. Sto avendo i miei dubbi. Però fa niente. Andremo avanti.
verso l'infinito. Non dirò e oltre. Ok, dai, togliamolo. Facciamo short. Aspettate. Ok. Hop, no, sì, ce l'ho fatta. Già pensavo di finire nel cesso. Perché nel cesso non lo so, ma mi è venuto in mente. Che diavolo? Ah, un buco finto. Hop. Una pianura. No, sinceramente, perché lagga così tanto? Non è normale, non ha mai laggato così tanto Minecraft. Cioè sì, laggava spesso, ma non così tanto. Cos'è quella cosa? Ah, una pecora. Mi sembra tipo, non lo so, un leopardo. Non chiedete, non, lo so che non ci sono i leopardi, ma mi sembrava un leopardo. Una pecora grigia. Tu sarai maltrattata fino alla morte. Ok, fatto. Togliere dalla lista delle cose da fare. Maltrattare una pecora grigia fino alla morte. Perfetto. Trovare un buco. No, questo non era nella lista delle cose da fare. Trovare due buchi. Trovare due buchi? No, neanche due. Trovare tre buchi! Ma che diavolo! Adesso guardate, eh? Trovare quattro buchi! No! Non ha un minimo. Oh, cos'è sta musichetta inquietante? Trovare cinque buchi! Ma non ha un minimo di senso sta zona! Ma veramente, cioè. No! Ok, volevo semplicemente avvicinarmi al buco, non avevo intenzione di finirci dentro. Ah. Ora tutta la fatica di risalire. Oh! Non so, sento rumori strani. Me li sto immaginando, forse. No, no, prima la musichetta c'era. Abbiamo perso mezzo cuore d'acqua. Un cuore d'acqua. LOL. Ferro. Non possiamo prendere. Cioè, possiamo prenderlo, ma non possiamo farci niente. Nient'altro, no? Proseguiamo la nostra passeggiata. Adesso vedete, no? Pieno di buchi. Ora arriveremo tipo alla notte e non troveremo neanche un buco, ma proprio ne ma neanche a cercarlo. Un monte. Voglio salire in cima al monte. Che parte del giorno siamo? Non vedo neanche il sole con questa distance. Ah, vabbè, fa niente. Si vedrà quando appena diventa scuro, vuol dire che sta diventando notte. E qui molti di voi diranno Capitan Ovvio. Già. Capitan Ovvio colpisce ancora. Il lag è peggio però. Hop, hop, jump, jump. Che diavolo di montagna enorme. Ragazzi, siamo molto vicini allo spawn point. Guardate la bussola. L'ho appena vista cambiare di direzione. Non è stata una buona idea, eh? Già. Già, mi sa che siamo veramente vicini. Infatti, se io mi sposto di qua, dovrebbe cambiare. No, non cambia, allora non siamo così tanto vicini. Però sta diventando notte, quindi saliamo qua. Hop, 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 hop. Basta dire hop. Ok, voglio salire su questa montagna, mi frega niente. Userò le strategie di Messner. Hop! Che abilità? Il problema ora è come diavolo faccio a scalare sta parete? Così, probabilmente. Sì. Perché ho scavato anche lì? Non so perché sto scavando in questo modo. È una cosa, boh, strana. Ah, questo non è un rifugio per la notte, eh. Lo sto scavando semplicemente per salire in cima. Quindi non sto andando contro le regole. Aspettate, proviamo di qua. Ah, che nervoso. Forse potrei provare da un altro lato. Aia. Sta diventando notte? Ciò significa creeper a volontà. E creeper a volontà significa la mia morte. E la mia morte significa fine della serie. Anche se comunque non dovrebbe mancare. Proprio pochissimo tempo dovrebbe mancare alla fine. Oh! Ti ho sentito! È inutile che fingi. Aspettate che aumento la luminosità così vedete qualcosa anche voi. Ok. Ma dai, ma c'era una scaletta naturale da questa parte. Io mi sono messo a scavare dall'altra. Non è stata una cosa molto intelligente, né? Hop, hop, hop. Sì, siamo qua. È qua sopra lo spawn point. Guardate la bussola.
Siamo arrivati, ragazzi. Siamo arrivati. Che diavolo è? Un cubo vuoto. Scale? LOL! Siamo arrivati allo spawn point. E questo è il letto. Qualcosa no. Due letti. Buono. Cioè, buono mica tanto. Perché due letti? Questa cosa l'avevo preparata con MC Edit, quindi immaginatevi che diavolo è uscito. Soprattutto queste. Messe in modo totalmente casuale. Però abbiamo finito la serie, ragazzi. Questo è lo spawn point. Ci siamo arrivati alla fine dopo lunghi tragitti e sofferenze in mani. Perché sto... Perché è verde? Boh, vabbè. È verde. Però cosa fare adesso, visto che è notte, quindi in teoria la nostra avventura non si è conclusa, perché noi dobbiamo sopravvivere allo spawn point e arrivarci di giorno. Quindi è notte. Che diavolo di posto schifoso, giuro, questo non l'ho fatto io, questo è stato spawnato naturalmente. E fa schifo. Un creeper. Questo sarà un headshot di precisione. Pium! Headshot! Pium! No. Pium! Double headshot! Eliminato con due? Boh, aspettate, così possiamo bere. Ancora? Perché? Canteen three uses, perché mi dovrei... Non c'è neanche un mob in questo strano posto. Là c'è un creeper. Un altro headshot a distanza. Tium! No, troppo poco. Preso! Ragazzi, che precisione. Basta, non lo vedo più. È un bel problema. Saliamo di qui. E direi di andare a fare fuori un po' di mob. Però dobbiamo scegliere il lato giusto per poi risalire. Questo è il lato giusto? Sì, lì c'è uno scheletro. Quindi adesso la regola dello scattare vale. Cioè, nel senso, si può scattare. Questo è un suicidio! Perché ho buttato via la spada? Porca puttana! Ho sbagliato bottone e ho buttato via la spada. Non è stata una cosa molto intelligente. Muori! Non hai mira. Non sarai mai un'elite. Questo è il quarto episodio? Quattro episodi? Beh, dai. Non sono pochi comunque. Cioè, non sapevo di aver... Cioè, come facevo a spostare lo spawn point ancora più lontano. Però fa niente. Abbiamo visto tutti i vari biomi. Abbiamo visto l'autunno, l'inverno, la primavera. Manca semplicemente l'estate. Non lo so, magari alla fine di questa puntata vi farò vedere com'è l'estate, volendo. Sì, si può fare, che diavolo c'è una convention. Adesso mi esploderà un creeper dietro. Uno fuori. Due fuori? No, forse no. Forse quasi. Forse sì. Un pollo. Non ti spostare. Oh, ho finito le frecce. Niente. Andremo a piedi. Pronti? Scatto ninja! Salto! Salto! Aia, mi ha preso al volo! È un fottuto ninja questo creeper. Il bello è che... Ah no, non il creeper, lo scheletro mi ha colpito. Oh! Ah, era lui. Mamma mia, che paura, ho sentito... E non promette mai bene, soprattutto in Minecraft. Non tiny, medium. Medium! Ok, normal. Vabbè, stessa cosa. Un creeper. O almeno possiamo vedere il cielo, stellato. In questa bella notte stellata. Creeper? Ehi? Creeper? Creeper? Ciao? Oh no 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 no
Saliamo su questa collinetta a vedere. Ah, quella è la nostra montagna. Vediamo. Un coso. Ma dove cazzo? Ma era lì. Vabbè, ho le allucinazioni. Lasciate perdere. Di lì mi ispira. Oppure potremmo fare il giro della montagna e vedere se ci sono mob. Ecco, appunto. E non mi prenderai perché sono più veloce. Aia, in acqua lui è in vantaggio. Steso. Voglio le frecce. Dammi le frecce. Cosa butto via? Il sapling. Non serve totalmente. Non serve a nulla. A meno che non sei a corto di alberi. Altrimenti non serve a nulla.
Ok, questa posizione in mezzo alla valle è un po' pericolosa perché potrebbero cadere sia da sinistra che da destra. Oddio! Come mi avete visto voi che io non ho visto voi? Cioè, ah, che italiano! Come avete fatto a vedermi che io non vi ho visto? Double headshot! E io non ho fatto niente. Già. Come eliminare un creeper senza farsi eliminare? Un piccolo pollo, muori! Non mi dà neanche exp, che brutto. Zombie, mancavate voi all'appello, voi e gli Enderman e i ragni. Quindi mancavamo un po' di gente all'appello, però fa niente. Dove sei? A me sembra che, da quando hanno fatto l'aggiornamento che dicono che i mob sono più intelligenti, a me sembrano più stupidi. Cioè, perché se io sono più in basso o più in alto di loro, loro non cercano neanche di prendermi. Mentre invece prima ci provavano. Cioè, avete visto prima, no? Il creeper che era in cima alla montagna. Mi ha visto perché da quella distanza, cioè guardate, un creeper ti vede da questa distanza, come aveva fatto a non vedermi. Però, anche se ti vedono, non ci provano, se sono sopra o sotto. Mentre invece prima si buttavano giù, volavano, cercavano di scalare. Era più divertente. Un altro uovo. Vieni qui, ti faccio fare un figlio. Fermo. No, non è cresciuto un figlio. Un buco! Un Enderman! Ragazzi? Sì, lo so. Mi vorreste uccidere per quello che sto per fare. Vieni qui, Enderman! Dove sei? Dove sei? Ah, mancato! Sei troppo debole, Enderman. Sta preparando l'assalto. Oh! Aspettate, so io come battere un Enderman. Dai, Enderman, vieni qui. Vieni qui, ti faccio fare un bel volo in acqua. Ti diverti? Ah, si è rotta la spada. Vabbè, andremo avanti con questo. Sì, lo so, non è la stessa cosa di una spada, ma va bene uguale. Ancora non ho capito come si beve, comunque. Non vorrei dire, però, seriamente, come diavolo si beve? Cioè, come si beve direttamente dalle fonti? Ti ho sentito ma non t'ho visto. Sta diventando giorno. E io devo risalire sulla montagna. Il problema è che c'è quell'Enderman che non mi vuole lasciare in pace. Ok, l'ho guardato io in faccia, lui l'ha presa per una sfida, però. Cioè, non puoi prendertela per così poco. Oh! E poi dicono che i mob sono diventati più intelligenti. Vabbè. Contenti loro, contenti tutti. Dai, dai. Op, op. Salta. Op. No! Oh, pensavo di aver fatto un volo di quelli. Rompiti. Salvo. Salvo, e ora possiamo salire tranquillamente. Cioè, tranquillamente mica tanto. Però più o meno tranquillamente. LOL, si vede l'esterno. Cioè, si vedono i blocchi di diamante. Si può entrare? No, ci vuole un'ora. Dai, che ormai è giorno. Dobbiamo finire la puntata. Muoviti. E la serie. Soprattutto la serie. Puntata, vabbè, si può anche concludere fra un'ora. No, sto scherzando. Direi che per questa serie è tutto. Se volete che io ne faccia un'altra di questo tipo, ditemelo, altrimenti penso che farò una custom map, una survival map, qualcosa del genere, sempre su Minecraft. Proseguirò Dead Rising fino alla fine. Poi stavo pensando a cosa fare dopo. Se avete qualche suggerimento, ditelo pure. E per questa serie è tutto, è bello da dire, è una cosa particolare, mi piace rispetto che a questa puntata è tutto. Per questa serie è tutto, non posso neanche dire ci vediamo alla prossima puntata. Ci vediamo alla prossima serie, bye bye!